Nuovo video, nuovo unboxing, nuovo sito. Lo scopriamo tutto dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi nuovo video unboxing in collaborazione con un nuovo sito che mi ha contattato e mi ha chiesto se volessi alcuni dei loro materiali presenti sul sito. Io sono sempre alla ricerca di cose particolari che non ho, che posso ovviamente utilizzare sia nei tutorial, ma anche insomma per le mie creazioni. E quindi ho deciso appunto di scegliere dei loro prodotti e di fare questo video unboxing. Il sito si chiama One Day Saving e hanno lasciato per voi un codice sconto del 5%. Il codice è Natalia05Off. Ve lo scrivo nella descrizione del video insieme ai link ovviamente dei prodotti che ho scelto, che come sempre io non ricordo perché è passato molto tempo da quando ho scelto i prodotti. Andiamo subito ad aprire il pacchetto e vediamo che cosa mi è arrivato. Ah, sì, adesso mi ricordo. Allora, partiamo con questo piccolo fornellino. Il codice è questo qui, con il mestolino per sciogliere la cera. Io ne avevo acquistato uno tempo fa, ma mi servono sempre, oltre che vari mestoli, anche vari fornellini. Bello poi in questo colore verde, mi piace moltissimo. Questo in pratica si mette così e si fa sciogliere la cera lacca sopra. Si mette il lumino sotto. Adesso vi faccio vedere. Eccolo qua, ho questo qui. Si mette questo qui sotto, acceso ovviamente, con la cera lacca all'interno e si fa sciogliere. E proprio su questo colore, che devo dire che è meraviglioso, ho scelto queste stelline di cera lacca che sono di un verde bellissimo. Non so se si riesce a percepire dal video. È un verde smeraldo. Adesso apro la busta. Si vede un po' meglio così. Adoro, adoro, adoro. Sono bellissime. E il codice è questo qui. Veramente bellissime, tutto verde. Io ultimamente ho sviluppato una passione per il verde oltre che per il blu, quindi ci facciamo piacere anche tutto verde. Quindi questi li mettiamo da parte e poi vediamo cosa ho preso. Ho preso questa taglierina che è molto comoda. Il codice è questo qui e questa la utilizzerò per tagliare i segnalibri perché è molto piccola e maneggevole. Adesso la apriamo insieme. Guardate, c'era anche, se non mi sbaglio, azzurra. Forse il colore era casuale, vabbè. Comunque, non ci lamentiamo e praticamente si taglia così. Vi faccio una prova. Ecco qua. Allora, ho questa carta del girasole. In pratica, facciamo così. E come vedete, ho tagliato tutto. Adesso diciamo che non sono in una posizione ottimale, ma comunque è molto molto comoda perché consente appunto di tagliare. Ma forse si mette da questo lato qui. Ho sbagliato. Quindi si fa così e infatti si allinea qui sotto e poi si taglia. Quindi direi perfetta, comodissima, anche perché è molto piccola ed è portatile, quindi top. E se non sbaglio, sul loro sito ci sono anche le lame di ricambio che, se avrò l'occasione, sicuramente prenderò in un altro ordine. Poi ho preso, vediamo. Ah, questo è molto interessante. Questo è un
taglierino di precisione, eccolo qua. Io ne ho un altro, però insomma, questo qui mi sembra abbastanza professionale. Qui è chiuso con lo scotch. Adesso lo andiamo ad aprire. Ah, ovviamente vi faccio vedere il codice, è questo qui. Vi lascio sempre tutti i link nella descrizione del video. Andiamo ad aprire. Allora, queste sono le lame. Questo è praticamente il taglierino che si svita e appunto va inserita la lama e poi si riavvita. Ecco, ho fatto un macello, ma comunque funziona così. Ecco qua. Poi si riavvita. Ecco qua, ed è pronto per essere utilizzato per fare dei tagli di precisione. Quindi perfetto, c'è anche il tappo. Eccolo qua. Molto aderente, perché io ne ho un altro, il tappo esce. Praticamente non si mantiene, quindi questo assolutamente promosso. Poi ho preso anche, non ricordavo di averla presa. Ho preso anche le stelline rosse, adoro troppo. Il codice è questo qua. Vi faccio vedere. Questa è tutta cera lacca. Sicuramente questi colori li utilizzerò a Natale per la collezione di Natale. Bellissima. Anzi, sto pensando ad un progetto da fare a Natale. È un progetto molto ambizioso, però non so se ci riuscirò. Spero di sì. Poi ho preso questi pennarelli metallici. Allora, il codice è questo qui. E i pennarelli sono questi, hanno dei colori bellissimi. E si possono utilizzare anche per evidenziare i rilievi dei sigilli in cera lacca. Quindi, ovviamente, quello che mi balza all'occhio è questo verde. Vediamo come scrivono. Bellissimo. Sono tutti metallici. Proviamo anche il rosa. Bello, molto molto belli. Hanno questa linea metallica argentata all'interno. Sono veramente bellissimi, perfetto. E quindi insomma ci sono di vari colori, c'è anche questo bianco, quindi non credo che si veda. No, infatti non si vede, però magari su un sigillo in cera lacca sicuramente si vedrà. Comunque sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 pennarelli, c'era anche scritto 12 pennarelli di varie colorazioni. Cioè, questo qui, aspettate, questi due li devo provare perché sono dei colori un po' particolari. Questo dovrebbe essere un oro. Sì, bello, molto più bello del colore del tappo. Questo è un bronzo, bellissimo. Adesso vi faccio vedere più da vicino. Guardate, qui c'è quello bianco che praticamente non si vede bene, però sui cartoncini colorati, secondo me, scrive bene e sono veramente molto molto carini. Bene, devo dire che anche questi sono promossi. Poi, ovviamente, quando li utilizzerò, vedremo, magari lo scopriremo insieme. Questo. Ah, questi sono dei fogli di appunto foglia argento. Ecco, adesso mi sono ricordata. Il codice è questo qui. E qui in pratica dovrei aprire.
una protezione, diciamo, andiamo a tagliare. Ok, vi faccio vedere giusto un angolino perché altrimenti. Ecco qua. Vedete? Sono dei fogli appunto in foglia d'argento e sono veramente tantissimi. Il prezzo era molto basso, quindi l'ho trovato conveniente e vorrei provare a utilizzarli per creare qualcosa con la carta. Facendo la laminazione. Quindi non so se funzionerà, spero di sì. E perché ho la plastificatrice e quindi vorrei provare a fare qualcosa di questo tipo. Se qualcuno di voi ci ha provato, scrivetemelo nei commenti. E nulla, io ringrazio One Day Saving per avermi inviato tutto questo bel materiale che sicuramente mi sarà molto utile. Vi lascio tutti i link dei prodotti all'interno della descrizione del video. Vi ringrazio tantissimo per la visione del video e noi ci vediamo presto con un nuovo tutorial. Ne ho vari in mente, quindi restate sintonizzati assolutamente e ci vediamo al prossimo video. Un bacione e alla prossima. Ciao!